Ehi, la ciurma, io sono Azzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Imperator Rome, in cui cercheremo una volta per tutte di eliminare i nostri problemi attuali. Allora, mettiamo uno che abbia un pochettino di fedeltà nei nostri confronti. Metallo metalli, dell'ol. Vabbè. Allora, abbiamo parecchio supporto per i pretendenti e questa è una roba molto molto brutta. Scende di 0,13. Allora, riusciamo a convincere qualcuno? No, perché sono tutti che hanno troppo poca. Questo qua non è un mercenario, perché cavolo? Ok, questo possiamo convincerlo. Bueno. Vai, si è rotto? No, ok. Non abbiamo più punti per fare niente. Ma questi 20.000? Ah, prendono una tritola. Spostatevi allora. Questi? No, sono già loro. Questi vabbè stanno là sempre, questi sono là sempre, questi 21.000. Ah, sono quelli là. 0,90 perché è deserto, deserto. Dov'è che non è deserto qua? Oh, sono tutti che mi ci muoiono per colpa del deserto. Vaffanbrodo. Ah, visto che non c'è nessuno comunque che vuole supportare il. Ah no, questo sì. Bisogna avere almeno 50 perché ha perso il tratto depresso, ottimo. Come si è messi ora qua? Di quanto precipita? 0,17, vaffanbrodo. Noi continuiamo a spendere per convertire la gente, ma non si riesce. Non si riesce. Devo continuare a mettere tirannia, a spendere in tirannia per riuscire a tirarlo su. No, non perde 10 di. No, non possiamo perdere 10 di legittimità. Però il generale del primo Stratos perde 10 di realtà. No, siamo pazzi. Ma che cavolo? Adesso anche lui sarà indipendente, che vuole fare di testa sua. Porca miseria. Velocizziamo un po' perché tanto qua la situazione è molto molto tragica e non possiamo fare molto per risolvere il discorso. Sono 75 che lo supportano. Ma potete supportarlo così tanti? Dai! Non abbiamo neanche punti per far passare la legge. Posso spendere per. Dov'è che spendevo i miei soldi per avere delle. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E non arrivo neanche. Porca miseria. Vada. Voglio passare quella legge in modo che diminuisca meno in fretta la legittimità, perché qua dobbiamo continuare a spendere in tirannia per abbassarla, cioè per farla salire. È tutta gente che non mi è fedele, per quello vota per gli altri. Però non mi sarà mai fedele, fintanto che ho questa situazione del Kaiser addosso. Tira ancora su, dai, per piacere. Allora, dei barbari. Voi inseguiteli.
Aveva un nuovo generale di pacca. Ok, vediamo dove stanno scappando. Sempre in là. Ok, quindi li picchieremo di nuovo. Ok, me l'ha portato da Alessandria, ovviamente il tizio. Vabbè, allora, vediamo se ho messo un po' meglio. State salendo su di realtà, dai. Poco niente, alcuni sì, ma 005, dai, di questo passo non ci salirà mai, non ci salirà mai. Ruler Corruption, ma non abbiamo neanche modo di abbassarla la corruzione. Non scende. Non ci sono delle idee più interessanti? Vabbè, prendiamo questa, dai, vediamo, magari ci si sblocca qualcosa. Aggressive Expansion Impact, vabbè. Monthly Corruption. Quello ci voleva. Chi è questa? Meglio del governatore della rabbia. No, dacci solo i soldi, va bene così. Quindi adesso scende la nostra corruzione, eh? Sì, almeno quello. Ci metterà un bel po' a scendere decisamente, però vabbè. Pian pianino. Abbiamo altro su cui possiamo investire. Retreat delay, starting experience, construction cost, build time, hold triumph cost, aggressive impact, expansion impact. Vabbè, proviamoci. Ma tanto tra poco dovrebbe darci il nuovo livello. Quando questo... Dove lo leggiamo? 611 novembre 611, tra un anno praticamente. Questo come è messo? 6, 7, no, 6, 10. Ma questo è anche molto scarso. Perché ci abbiamo messo lui come molto scarso? 7. Non ci abbiamo uno potentissimo. Ecco, tipo questo. Dai, c'è anche Leale. Vada. Mettiamo lui. Adesso ci sarà Scorned Family. Ah, il tizio non guadagna più abbastanza. Oh! Non ci sono più le truppe sleali che avevamo qui, in mezzo ai piedi. Oh, se ne sono andate a casa, Dio grazie. Ok, molto buono. Non ci ha dato neanche Scorned Family per quello che abbiamo sostituito qua. Questo è molto molto più forte, questo che abbiamo preso. Generale Sesto Stratos. Ok, che era questo? Ci mettiamo qualcuno di buono che ci sia anche un po' fedele, magari. Lui guadagna 0,5, ma è super corrotto. Lui è davvero. Vai, tu. Enelid. Country Civilization Level, ok. Vai con questa, la realtà ci serve davvero parecchio in questo momento. Abbiamo modo di... Ok, c'è gente che sta diventando sul 50, c'è uno in realtà. Vabbè, ce n'è un po'. Ce n'è un po'. Ok, vediamo com'è messa qua la legittimità. Scende sempre di 0,15. Allora, possiamo passare quella per sistemarci.
Diminuisce il frame and happiness, però aumentiamo di 0,5, che non è male. Vai con questa. Ne abbiamo bisogno davvero seriamente, perché così scende un po' meno rapidamente. E abbiamo modo di utilizzare la nostra tirannia per farla salire un po' più in fretta. Allora, vediamo se riusciamo a convincere qualcun altro. Allora, supporta il mio erede. Si è rotto, niente, ciao. Ah, ma no, non abbiamo punti inutili. Allora, vediamo cosa ci ha sbloccato qua. Recruit General Cost, Diplomatic Range, Diplomatic Relations. Ma è tutto che non me ne frega un Kaiser. Cioè, tutta roba inutile in questo momento. Mettiamo questo, tanto per migliorare la nostra felicità della gente. Sacrifice to the gods cost, ma... spendiamo un po' in queste, magari ci... sblocca qualcosa di interessante che avevamo prima. Vai con questa. Tanti punti li abbiamo. Ma no, ti ho detto di sì. Ah, ci sono arrivati dei barbari in faccia, ma neanche ci hai avvisato. Ah, perché non ci sono le ali queste truppe? Ma sì che... scusa. Perché non voleva muoversi prima? Si è rotto tutto. Ok, boh, torno là. Ma non c'è neanche avvisato sto giro, almeno non mi sembra che abbia avvisato. Recruit General, Triumph Cost, Diplomatic Range. Aumentiamo il Diplomatic Range di nuovo. Ma continua a darci le stesse cose. Mouth of the Tyranny, ok. Assassinate Cost meno X%, vabbè. Niente, non ci ha sbloccato nulla di... così rivoluzionario. Andiamo ancora, vediamo se riusciamo a ottenere. Tra l'altro, scusate, com'è che... allora, lui entra come... a 29% arriva come... perché c'è il supporto per i pretendenti è davvero molto molto alto. Vai. Supporta la persona giusta. Vai, supporta la persona giusta. Idem. La nostra basilista non ci aiuta di sicuro con le sue doti qua a migliorare la situazione. Sono comunque sempre 67 che sostengono la persona sbagliata. Ma per il fatto che la legittimità è bassa, la gente ci vuole poco bene e tutto. National Tax, Health. La legittimità, abbiamo il tizio più alto della legittimità che possiamo avere. Cioè più di 14 non ce l'avremo mai, uno così alto. È tutto ottimizzato il più possibile, qua invece niente. Più che altro la nostra tirannia sta scendendo, sì. Ma scenderà ancora? Domanda, va sotto il 30? Arriverà a 20 probabilmente perché c'ha crafting. A meno di 0,18 perché è aeronautica, rischia di morire. Il problema è che se muore, l'altra ha poca... poca gente che la vuole come legittimità, è molto un casino. Religious Unity, possiamo aumentare la Religious Unity per... allora,
Un attimo, Legion. La nostra Unity è solo 59%. Che è una brutta storia. Convert Pops. Ok, è migliorato qualcosa adesso la situazione? No. La religione, è migliorata la situazione? Sarà 59-60 uguale, sì. Allora, supporta l'erede giusto, per piacere. Vai. Ah, c'è morto un tizio qua. Non ce ne serve uno potentissimo. No! La profezia di Delfi. Legittimità mensile meno 0,20. Dai, perché tutto ciò? Fermi, 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 dove state andando? Dove state andando? Vaffanbrodo, stupida gente. Poi, con tutti i sacrifici arriva un evento, la profezia di Delfi, che dice: no, la vostra basilissa fa schifo. E adesso abbiamo meno 0,30 al mese. Grazie, Delfi. Porca d'una miseria. Altro che guerra, quando dobbiamo continuare a perdere la nostra vita e pazienza e sofferenze varie? Continuano ad esserci sempre più gente che favorisce il pretendente. Porca d'una miseria! Military Tradition, ma queste sono tutte robe militari, non ci darà un cavolo di niente di utile. Ma questo è buono. Cosa cavolo facciamo qui? Vai con questo. Dove stanno andando? Stanno arrivando a Siwa, ok. Ma dove vanno? Zero 5 al mese, dai, è terribile. Fino a che ce l'abbiamo sto malus per 10 anni. No, non riusciamo a leggere per 10 anni in questo modo. No, no, no. Non so cosa dire, ma è infattibile, ingestibile.
Ma basta con questi cavolo di barbari del manga, morite, basta. Soprattutto che supporta una persona sbagliata. Basta, morite, barbari, morite, morite, morite. Vabbè, dai. Non va niente che possiamo ottenere. Building slots più uno, ottimo. Ancora, ma volete morirci una buona volta, stupidi barbari? Capitan in Port Route. Vada, anche se non ci serve a niente. Capitan in Port Route, vai. Oh, ma niente, eh. Li abbiamo uccisi. Oh, Dio grazie, li abbiamo uccisi. Rallentiamo solo un attimo perché qua va a finire che esplode tutto. Oratory Tech Investment. Monthly Tyranny. Fai con il Monthly Tyranny, va. Dalle Torie. Visto che qua dobbiamo continuare ad alzarcela a mano. Va, mettiamolo e proviamoci. Vai. Vi prego, l'erede giusto. Dai, no. Perché solo 9 persone? Stupido Delphi, stupido, stupido Delphi. Muori, l'unica cosa buona che potrebbe succedere. Per piacere, muori, muori, muori. Facciamo salire ancora. È una tirannia enorme qua. Vada, non so cosa fare. Non so cosa fare, dobbiamo reggere ancora 8 anni. Con questa situazione terribile. Se non altro se abbiamo la legittimità più alta, lei ha più gente intorno. E quindi scende meno. Però... È sparito quello di Delphi? Ah no, c'è ancora. Però è diminuito parecchio quello dei pretendenti. Supporto per i pretendenti. Allora, supporta quello giusto. Please, supportate quello giusto.
Sweet Tech Investment, vai. Stiamo spendendo ogni singola cosa possibile per avere. Non abbiamo più neanche punti civici per tirarla su con la tirannia. Dov'è che è quello per spendere i soldi e avere tutto? A qua posso fare Omen, ma non ho più soldi. Abbiamo finito tutto. Converti 1400, sì. Vai, supportami le rede, per piacere. Supportami le rede, per piacere. Vada. Che sofferenze. Nulla. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, ci vediamo al prossimo episodio che penso sarà davvero una tragedia come questa. Ciao a tutti e buona giornata.